Benvenuto ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo videoblog sul mio canale. Oggi è il 26 maggio 2021 e tra poco mi preparo perché devo andare al cinema. Accettato che sono le 9, sì, sono le 9 e devo prepararmi, però prima non so che devo fare delle cose, devo fare il letto a mia mamma. E poi verso le 9:30 parto. Poi ci metterò un po'. Vediamo se oggi sarete con una giornata insieme. Ieri ho fatto un po' di cose a casa. Letto l'ho fatto. Allora, adesso ho fatto un po' di cose ieri. Ieri ho lavato i bagni, ho lavato un po' di cose. Ho messo a posto un po' la cucina. E ho fatto un po' di cose in casa. E ho fatto colazione, caffè con i pavesini al caffè che non sanno niente. E niente, adesso sono qua a casa. Allora, stiamo andando. Siamo partiti. Io andrò a piedi perché oggi è una bellissima giornata e andrò a piedi è molto meglio perché così così dice in italiano. Smaltisci la ciccia, cosa del genere. Comunque raga, comunque. E siamo partiti. Allora, io a prendere le scarpe vado, diciamo al Pitta Rosso perché è l'unico che ha dei prezzi abbastanza buoni, perché io non sono mai andato a quei negozi. Non sono mai andato a quei negozi a Pitta Rosso, scarpe che non posso, perché precisamente le scarpe là costano veramente molto meno. E spero che se mia sorella non mi vede con le scarpe nuove mi uccide. Bene. Spero di no, ti prego. Vabbè, sto dicendo che io vado là a Pitta Rosso perché diciamo che le ultime scarpe che ho preso la Puma le ho prese là. E le Skechers pure, ho preso la Pitta Rosso. Queste Skechers sono veramente buone come scarpe, però se mai queste che si sporcano, puzzano, devo mettere altre nuove. Comunque vado alla Pitta Rosso e vado a prendere le scarpe perché costano veramente di meno, pari solo per questo. Quindi se siete fan delle Avidas non mi uccidete, grazie. E niente raga, rimango al centro, quindi noi ci vediamo là al centro. Ciao ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Quando io vado al centro, la roba la vado a prendere alla Primark perché la roba la costa veramente meno. Ho provato a vedere belle scarpe anche là, però mio padre dice che non è proprio il massimo delle scarpe e quella cosa c'ha ragione. Però magari anche per le magliette, le mutande, le calze, i pantaloncini, le magliette, così va molto bene, nel senso che la roba costa veramente poco. L'altra volta mi sono imbattuto a un signore, magari di colore, ha pagato 50 euro la roba perché aveva preso un sacco di magliette, pantaloncini, calze, mutande, reggiseni, tutto quanto. Mi ha pagato 50 euro, wow, sì, e 50 euro è buono, cioè la roba che prendi è molto buono. Oh, che pullman, non so, andrò più, non andiamo a piedi perché devo salutare. Niente, diciamo che quando Diciamo che quando andiamo alle feste di compleanno dei miei amici, andiamo sempre, vado sempre io alla Primark con il mio amico Lorenzo, o alcuni miei amici, ci organizziamo nella Primark e prendiamo il mio regalino, ok? Prendiamo un regalo per ogni mio amico, andiamo sempre a fare i regali di compleanno o magari anniversario o qualcosa del genere. Scusate ma mi prende il naso. E praticamente andiamo là sempre a fare i regali di compleanno
però con i ragazzi, ok? Volevo solo dire questa cosa che mi ero dimenticato. Comunque ragazzi, sono a metà strada, io faccio questa strada lunga. Ok ragazzi, sono arrivati, sono quasi arrivati, sto facendo questo bellissimo percorso lungo fuori per andare al centro e siamo quasi arrivati. Ce la faccio più perché non camminiamo da tanto tempo, ok? Ragazzi, sono arrivati qua al centro, se non ce l'abbiamo fatta. Sono vivo? Sì. Sto andando a tutto rosso, qua vicino a me. Ecco, mi arrivano i messaggi, non posso vederli. Vabbè, comunque siamo arrivati qua e speriamo che c'è qualcosa di bello in offerta. Sicuramente non potrò riprendere dentro la tutto rosso dove non si può. Però basta, quanti mi c'è? Vabbè, non avete la tutto rosso, quindi non entrare. Ci vediamo dopo. Allora ragazzi, sono qui sul punto, sto tornando a casa e purtroppo non sono riuscito a trovare le scale, però ho preso un po' di roba che dopo faccio unboxing dopo a casa. Quindi purtroppo è andata così, raga, cosa devo fare? Così ci vediamo dopo a casa, raga. Ciao. Allora ragazzi, sono appena arrivato a casa, fatto tutto, sono stanco. Allora adesso volevo provare a fare una pasta, voglia di pasta oggi. Allora, oggi facciamo cucina insieme a me! Dove mi sa la non c'è, no scherzo. Allora io ho registrato col vecchio telefono di mia sorella, Samsung Galaxy S6. Vediamo quanto è buono. Bisogna tagliare le rondelle. Voglio provare a vedere se questa cosa è buona, raga. Ma ammazzo, mi ammazzo. Allora ragazzi, ho tagliato. Sì, ho tagliato il wurst come ha fatto Stephanie. Sto usando questa. E voglio essere visto perché sono mancino, raga. Quindi spaccato per osso. Se mi va a vedere come sto facendo le cose, mi ammazza. Scialla. Facciamo tipo una carbonara light, perché l'ho vista su YouTube e vediamo se funziona, se è buona. Pasta sta bollendo, sta facendo di cucinare, intanto che sto aspettando, intanto c'è una bella girata la pasta, come si fa bene di chefs, oh mio Dio. Prime cosa offre? Allora, mi sono preso questa bellissima maglietta rosa, potete vedere, molto carina, porto una small io, ma quindi a me piace, bellissima, l'amo. Questa è mia. Poi questa è un'altra cosa, un'altra mia, per me verde, per cambiare un po' il colore, perché tutte le volte sembra le stesse cose, che palle. Questa è molto bella perché c'è la roba California, che io adoro le cose di California, le amo. 6 euro, quindi buono. Poi mi sono preso questo pantaloncino, questo qua, perché il pantaloncino a casa ce l'avevo, però quindi devo buttarli via. Questo qua molto carino, mancano solo le scarpe perché praticamente non c'è il mio numero, però più avanti vado a prendere con i miei genitori se hanno voglia. Questo è un altro pantaloncino che mi sono preso, questo qua pantaloncino. Io adoro i pantaloncini della Primark perché sono quelli leggeri, quindi mi dà fastidio. 2 bellissime magliette per mia sorella. Questa è di Giulio, questa è di mia sorella, bianca. Purtroppo il nero non c'era perché mia sorella piace le cose nere. Ho preso questa maglietta così classica, che poi io metto là, poi faccio il video.
Poi ho preso questa carina con i fiorellini. So che mia sorella mi farà scagare, però vabbè, il pensiero è quello che conta. Dopo ho preso questa bellissima maglietta con i cosi. Vedete, l'ho preso una small. Scusate per i fili qua attaccati, ma è la borsa. E prendi questa qua, l'ho presa io con la mia sorella, perché giustamente le porta anche lei una M, però una small, però comunque questa qua. Quindi questo unboxing, questo l'ho preso, questa qua l'ho presa io, questa qua mi sarà fatto consigliare da una ragazza, l'ho presa anche da me perché gli voglio bene, e l'ho preso anche questa maglietta cap you dreams big and your winners smile. È molto carino, molto fashion, mi piace. Dall'aspetto non mi dispiace, questa prima volta che la faccio, cioè non mi dispiace proprio. Se mia mamma vede questa roba mi ammazza, sono sicuro che mi ammazza. Allora ragazzi, facciamo l'assaggio insieme, anche un po' di lustrino. No ragazzi, mio Dio, no ragazzi, ma è buonissima, cioè è molto più leggera rispetto a quello che fa mia madre. Bravo Stephanie, bravo io. Buona. Non sapevo che era così semplice da fare.